Il CSI Piemonte, nella sua multiforme attività, è intervenuto in più di 10 paesi del mondo con circa 50 progetti, un impegno che testimonia la forte credibilità del consorzio a livello internazionale e che apre alle aziende ICT piemontesi nuove opportunità di business all'estero. Sono circa una decina le piccole e medie imprese high-tech che il CSI ha coinvolto nei progetti già realizzati, ma molte altre potranno affiancarlo nelle iniziative future. Intanto, al recente salone del TOSM, del rapporto tra sanità e informatica, si parla sempre più spesso. La stretta connessione tra i due campi e il supporto che il CSI Piemonte dà al comparto sanitario sono indubbi ed essenziali. In un mondo che è cambiato, come è cambiato anche il mondo sanitario, credo che la tecnologia sia indispensabile. Lo è già oggi nelle sale operatorie, abbiamo raggiunto livelli di tecnologia impensabili 20 anni fa. Faremo lo stesso anche in tutte le aree di supporto, la parte sanitaria più core, cioè sostanzialmente la logistica, gli acquisti, eccetera, tra cui anche sistemi informativi all'avanguardia che possono aiutarci a razionalizzare i costi. Siamo certamente al primo posto, ma contemporaneamente è anche possibile esprimere modi di lavorare completamente diversi. Quindi io non lo vedo soltanto come un tema di risparmio, perché la sanità messa in rete costa meno, la vedo invece veramente come motore propulsivo dell'economia, facendo ricerca in un campo dove c'è moltissimo da fare. Basti pensare a tutto quello che noi possiamo mettere in rete all'interno degli ospedali, quello che si fa, dalla radiologia alle cartelle cliniche, a tutta l'archiviazione dei dati, ma pensiamo anche a quello che si può fare in futuro sempre di più attraverso ad esempio la telemedicina, che è un elemento importantissimo che ci fa aumentare la domiciliarità delle persone, diminuire l'ospedalizzazione e quindi porta benefici a tutti. La sanità, come sappiamo, permea la vita di tutti noi, prima ancora che come professionisti e come cittadini. E se quanto l'informatica può facilitare l'accesso al servizio sanitario da parte dei cittadini, raggiunge anche solo qualche risultato, evidentemente un risultato che il cittadino percepisce come qualitativamente importante sulla sua qualità di vita, sul tempo che riesce a risparmiare dal fare code agli sportelli per prenotare una prestazione, per accedere a un pronto soccorso, per avere una ricetta di prescrizione farmaceutica, per avere un ricovero e per avere magari le pratiche di invalidità piuttosto che cure riabilitative in seguito a un evento acuto. Bene, cosa c'entra l'informatica con tutto ciò? La direzione salute, seguendo le linee strategiche, l'impostazione dell'assessorato alla salute, che proprio in questo anno, in questi mesi, sta affrontando un straordinario tentativo di cambiamento, cioè riorganizzare la rete degli ospedali perché siano più vicini e più compatti nella loro erogazione di risposta di salute e lasciare alle aziende territoriali la capacità di acquistare le prestazioni al miglior costo per i bisogni dei propri cittadini residenti.